Oggi sarà un problema, ve lo dico subito, perché l'audio sarà un disastro, non ho il microfono e questi rompiballe delle frecce mi dicono, danno soltanto informazioni di servizio su quello che ci vogliono dare da mangiare, da bere e robe di questo tipo, quindi mi scuso con tutti voi, la rassegna sarà un po' più corta, ma spero sarà efficace. Sulla politica c'è il solito balletto, il tango tra Di Maio e Salvini. Secondo me il pezzo più interessante di oggi è quello del Foglio, perché il Foglio dice: e se fosse tutto un bluff quello che c'è tra Di Maio e Salvini? Perché siamo nella fase che non si parlano più i due fidanzati. Uno dice in un'intervista oggi, Di Maio al Fatto, dice: beh, ma se quello continua a stare con Berlusconi io proprio non ho nulla a che fare con lui, non voglio assolutamente avere a che fare con lui. E poi dice anche col PD ha poca voglia da fare, ma lascia un po' più aperta la porta Di Maio con il PD. Il centrodestra sembra una coalizione molto divisa, dice Di Maio, e su questo non ha torto, basta capire, dice maliziosamente Di Maio, che ha imparato a far politica a UG molto bene, dice: ma scusatemi, in centrodestra ha cercato di fare un trappolone a Salvini perché gli ha detto: cercati la maggioranza in Parlamento, ma questo è un trappolone perché così lo fa bruciare. Quindi insomma il Foglio dice: se tra Salvini e Di Maio fosse tutto un bluff e vogliono colpire uniti ma marciare diversi, marciare in modo diverso ma colpire uniti, questo dice, e ovviamente contro chi vogliono colpire, contro Berlusconi, e quindi per farlo sostanzialmente fuori, perché Salvini vuole conquistare il centrodestra, che mi sembra più o meno legittimo, anzi molto legittimo, e Di Maio vuole fare l'accordo con Salvini che ha deberlusconizzato il centrodestra. Per la politica l'ultima cosa che vi segnalo è Piroso, Antonello Piroso, oggi sulla Verità, molto divertente il suo pezzo in cui prende per i fondelli Celentano, dice: ma cantare basta, no? Perché dice Piroso: che palle sti pezzi di Celentano, ieri sul Fatto ci spiegava i motivi per i quali la Lega doveva fare l'accordo con il Movimento, scusate, il Movimento 5 Stelle doveva fare l'accordo col PD, insomma piena tesi della giornale del Fatto. Un'altra cosa che vi segnalo è la solita storia della Siria. Trump sulla Siria è diventato il beniamino di tutti coloro che hanno a cuore i diritti dei cittadini siriani che sono stati gasati dalla cattiveria siriana. Ma voglio dire, tutti i filo israeliani sono sulla parte trumpiana, questo ci sta tutto, ma con l'idea di un intervento subito. Insomma, si sta formando una alleanza che poi, voglio dire, ideologicamente è messa simpatica, gli israeliani, io sono un filo israeliano convinto, gli americani sono un filo americano, ma la cosa che mi urta i nervi è che questi signori sbagliano in Medio Oriente come sbagliò Obama a occuparsi dei cazzi nostri, scusatemi, in Libia. Quando noi troveremo gli jihadisti di Douma, i poverini che secondo le provette che fanno vedere, e non le fanno neanche vedere perché non hanno le prove, sarebbero stati gasati, che sono quelli che mandano le bombe contro i cristiani nelle città, diciamo nei quartieri provinciali di Damasco, quando ci accorgeremo che Casino, che farà l'intervento franco-americano, perché ovviamente i francesi si sono subito allineati con gli americani, hanno la voglia del grilletto facile, soprattutto quando Macron, come tutti i presidenti francesi, perde consenso in patria, una bella guerretta da fare lì sul momento gli può dare una mano. Insomma, leggetela con questi occhi, non ci sono prove su questi gas, i gas sono stati trovati anche dai cosiddetti ribelli, Assad è un dittatore disdicevole come lo era Gheddafi, si attacca Assad per fare cosa? Per quale motivo Trump, il nazionalista, il sovranista, l'uomo che mette i dazi, l'uomo che dice America first, spende milioni di euro per intervenire in Siria che è anni luce rispetto alle sue interessi geopolitici? Non era l'uomo che ha detto che si voleva disinteressare? Cosa c'è in questo interessamento improvviso della Siria? È chiaro che la partita è tutta con Putin che sta appoggiando Assad. Detto questo, stiamo attenti a leggere la verità in un solo modo. Facebook, per quanto riguarda l'Italia, ha aperto un'indagine dell'Authority per la privacy, per gli indirizzi che sarebbero stati utilizzati a fini elettorali. Una cosa dico soltanto, che oggi nel pezzo imbarazzante sui giornali si dice sarebbero stati utilizzati dei fake di Salvini, anzi forse anche per danneggiarlo, di Facebook, per fare post razzisti e xenofobi. Ma di che stiamo parlando? Ma secondo voi Facebook, i post razzisti di Facebook hanno determinato la campagna elettorale italiana? Ma non diciamo cazzate.
oggi dico un po' troppe parolacce, e Orban, oggi Ezio Mauro, in un pezzo ben scritto, come si fa sempre il direttore, l'ex direttore di Repubblica, ci spiega che è la democrazia che taglia le sue radici. Questo ha espresso, perché non potendo dire che Orban ha preso il potere in modo illecito, illegale, e l'altro grande tema è il liberale, ex liberale Orban è diventato un autocrate in Ungheria. Vi segnalo che in Ungheria hanno votato 5,5 milioni di persone, mi sembra su 9 milioni, che sono gli abitanti ungheresi, e hanno votato alla stragrande maggioranza, 2/3 dei seggi andranno ad Orban. E quindi sì, è molto semplice dire la democrazia non ci piace quando elegge Orban, però bisogna anche essere molto sani, dire se ti piace tanto la democrazia, io non sono un grande amante della democrazia, ve lo devo confessare, come molti liberali ottocenteschi, anche se io non sono ottocentesco, ma insomma, se tu sei un grande fanatico della democrazia non mi devi rompere le scatole se poi la democrazia esprime con tanta nettezza un leader per 3 volte con grande, totale, assoluto successo. Non si può dire che Orban sia adesso mini le radici della democrazia, perché lui democraticamente è stato eletto per la 3ª volta, fino a prova contraria. E un piccolo dettaglio che i giornali oggi hanno notato in maniera, diciamo, giornale, La Verità, c'è una foto sulla Corriere della Sera, è che Rocco Casellino, il portavoce del Movimento 5 Stelle, ha detto e ha fatto capire che potrebbe saltare il divieto per il terzo mandato per i candidati grillini, che è un'apertura incredibile, perché ci hanno spiegato anche Travaglio che le regole sono regole, quando il sindaco di Pomezia, dopo aver fatto un mandato, 2 mandati, voleva fare il 3º mandato, adesso per i parlamentari, siccome c'è una trattativa in corso e vogliono minacciare di poter andare a elezioni anticipate, lì in quel caso il 3º mandato non vale il vincolo, quindi loro potranno, Di Maio e tutti quanti gli ex grillini che erano già in Parlamento, potranno ritornare in Parlamento se si dovesse andare a elezioni anticipate per il 3º mandato. Sono le regole dei grillini. Oggi Di Maio ha detto: abbiamo fatto una cosa straordinaria che nessuno aveva fatto, abbiamo già iniziato a ragionare alla Camera su come ridurre i vitalizi ai parlamentari. A, i vitalizi non ci sono più dal 2011, B, riguardano 2000 parlamentari del passato, e gli eventuali risparmi, se gli dai la pensione e non il vitalizio, sono di una 70 milioni. Di che stiamo parlando? Ben vengano, per carità, io voglio dire, qualsiasi privilegio che riguarda chiunque, ma le baby pensioni, le 104 in giro per l'Italia, i permessi sindacali, la burocrazia che fa i cazzi suoi, l'assenteismo, le malattie, noi pensiamo soltanto ai vitalizi nella pubblica amministrazione, continuiamo così. Devo dire, molto bella l'intervista realizzata oggi da Merlo sul Foglio a Gianluigi Nuzzi, perché Gianluigi Nuzzi ha fatto quello che fa una persona normale. Io sbaglio tante volte, e quante volte ho sbagliato, e Nuzzi lo sa bene, e Nuzzi dice: ragazzi, ho sbagliato a dire quella cosa, ma ci sta. Quando uno prepara un convegno con 1000 persone, importante come quello che ha preparato Ivrea, se lui ha detto, è entrato un giornalista con un badge tarocco e ha sbagliato i tempi, ha sbagliato il ragionamento in quel momento, ci sta, perché stava preparando un convegno e ben altre le sue preoccupazioni. Il fatto riguarda ovviamente il giornalista della stampa Jacoboni, che non è stato fatto entrare nel convegno organizzato da Davide Casaleggio. E oggi dice sul Foglio: la scelta è stata personale di Casaleggio, che trovo sbagliata, dice Nuzzi. Quindi per me è chiusa la partita. E certo, ha detto quella roba lì, ma è normale che durante un convegno, durante una diretta in televisione, quante minchiate diciamo nella nostra vita, noi purtroppo non possiamo essere inchiodati adesso. Quindi, secondo me, molto bravo a dire ho sbagliato, molto bravo a raccontare e a spiegare che un giornalista a queste manifestazioni deve partecipare, e direi che per quanto ci riguarda, per noi giornalisti, il caso è chiuso. Per quanto riguarda un movimento che non vuole un giornalista al suo interno perché c'è un fatto personale, il caso non è chiuso, perché ricordatevelo, quello è il movimento per cui i giornalisti devono essere mangiati e poi vomitati, e in qualche caso, come nel caso di Jacoboni, neanche fatti entrare all'interno di un'assemblea pubblica. Ecco, questo è micidiale per un partito che vuole governare questo paese, no? Poi parlano di Orban, no? Mi fanno il ragionamento su Orban. E se io parlo male del movimento, e se Tizio parla male del movimento, che facciamo? Non partecipiamo più alle conferenze stampa a Palazzo Chigi? Jacoboni può partecipare a una conferenza stampa a Palazzo Chigi se Di Maio dovesse diventare presidente del Consiglio? Ma siamo pazzi.
Vabbè, ultima cosa, che ovviamente è il grande tema di questi giorni finanziario, Sole 24 Ore apre e impazza la battaglia su TIM, il fondo Elio c'ha l'8,8%, i francesi c'hanno il 24%, ma tutto il mercato, secondo quello che oggi scrive il Sole 24 Ore, sta con i nuovi entranti americani. Vi devo dire semplicemente una cosa, anzi la devo dire alla mamma di una mia cara amica, che dice: io ogni tanto sento la zuppa di Moro, anzi la sento, non sempre condivido tutto, ma certamente non la condivido questa zuppa. Sbaglia, lei questa zuppa la deve condividere, se non si condivide la zuppa rimaniamo a raccontarci ste robe sempre tra di noi. Quindi alla mamma della mia amica: condivida la zuppa una volta ogni tanto, così come voi condividetela, che è l'unico modo per cercare di essere più virali possibili. Oggi c'è 105 Matrix alle 19, sito Nicola Porro per tutte le altre novità, ci avrò oggi delle immagini incredibili su quello che fanno questi delinquenti che non vogliono, delinquenti perché non si organizzano cose, boicottaggi di quel tipo, per quelli che non vogliono che sia creata la TAP a Lecce, sul sito nicolaporro.it. Condividete! Ciao!